Vecchio conturbante Tyrolean State Museum. Adesso faccio vedere che in modo incontrovertibile che il mio scopo non è la mia bella faccia. Quello che conta non è la faccia più grande, ma è la faccia più piccola, nel senso che questo dipinto è veramente minuscolo, come potete notare. È per quello che io ho bisogno poi ogni tanto di fare questi giochetti, no? Perché se no non ci si può rendere conto. Di alcuni di questi quadri dei fiamminghi che sappiamo spesso, anche se non sempre, perché poi vedremo che ci sono dei quadri completamente diversi come proporzione, ricorrono quasi alla miniatura, i particolari praticamente piccolissimi, anche perché l'abbiamo detto l'altra volta. Talvolta c'era da vendere dei dipinti a case che erano magari piccole di per sé, case anche di artigiani, case anche di ciabattini, tintori, mugnai, che ugualmente volevano dei quadri dentro casa loro, diversamente da quello che succedeva nel resto d'Europa, Italia compresa. E quindi avevano bisogno di qualcosa che era di piccole proporzioni. Questo è forse il primo ritratto ad olio fatto da Rembrandt, o perlomeno il primo di cui ho trovato traccia, data al 1630, quando aveva solo 24 anni. E devo dire che non ho trovato una sola mezza riga che lo analizzi in tutti i libri dedicati al grande olandese che ho sfogliato, 8 o 9 almeno, né tantomeno ho trovato dei commenti sulla rete, su internet, il che non è stranissimo, mi sto accorgendo, per Rembrandt. Piuttosto sorprendentemente, questo quadro si trova nel Museo Statale Tirolese ad Innsbruck, che è una struttura con 7 collezioni diverse che includono un po' di tutto, dalla preistoria all'artigianato, alla storia naturale, alle armi, agli strumenti musicali e appunto anche ai dipinti, alcuni di valore. Il dipinto è talmente piccolo che il visitatore occasionale rischia di non accorgersene, sperso come tra gli altri. Ma un particolare lo distingue: davanti c'è l'unica sedia di tutto il museo su cui potersi riposare, di un vistoso color rosso, come vedete. Peccato però che per vedere il Rembrandt occorrerebbe un binocolo. Adesso lo vediamo ingrandito e cercate di distogliere gli occhi da quelli penosi, arrossati e tristi di questo vecchio, marcati dalle profonde zampe di gallina di chi ha vissuto intensamente, ma privi di borse cascanti, ancora acuti, che peraltro, come accade spesso con Rembrandt, non ci guardano, ma fissano lateralmente il vuoto. Se si ha cuore è difficile distogliere gli occhi, ma se lo si fa si potrebbe essere anche colpiti dal folto mastazzonato e consunto con l'aria di pelliccia, di cui si avverte quasi tattilmente il contrasto tra la morbidezza del materiale e la trama che è ormai logora che lo tiene insieme. Oppure si può essere anche stupiti da questo fantasmagorico turbante blu oltremarino, un colore costosissimo perlomeno in pittura,
appare invece intatto e persino molto pretenzioso, strettamente allacciato con una sciarpa in cui si intravedono paillettes dorate e scure. Lo sguardo può anche correre al viso rugoso e arrossato, che si intuisce strapazzato dai freddi intensi, alla barba maltenuta, a chiazze, alla fronte aggrottata, al povero colletto del maglione sotto la giacca. Ma quel che colpisce di più è forse la vera e propria pioggia di trattini a punta di pennello di biacca che ricopre il fondo luminescente verde, ma anche tutta la figura, dando un effetto di luccicante brillare che il pittore ha rischiato con coraggio una volta terminato il resto del quadro. Mutatis mutandis, come si dice quando si vuole darsi delle arie, sono gli stessi trattini colorati con cui secoli dopo Van Gogh picchietterà i suoi autoritratti, usando solo in questo caso colori più vividi. Non c'è da stupirsi se tra i due connazionali, Rembrandt e Van Gogh, esiste un'aria quasi di famiglia. Però, sorpresa delle sorprese, rieccolo lo stesso vecchio, stavolta in un quadro del Paul Getty Museum di New York, abbigliato stavolta in costume militare, con gorgiera metallica rilucente, ma soprattutto con una vistosissima piuma infilata sul cappello, che si indovina ben poco pratica in caso di azione sul campo, ma forse inadatta perfino a una tranquilla passeggiata. Per la verità, stavolta il nostro anziano signore appare travestito al solo scopo di essere ritratto e non del tutto a suo agio in questa mascheratura. Chi è? La ricorrenza dei quadri di Rembrandt, non solo due, questo signore era presentato anche in altri, aveva fatto pensare al padre di Rembrandt stesso, anche se per la verità non somiglia al presunto figlio, né punto né poco. Rembrandt ha questo grandioso naso a patata. Ma poi si è scoperto che lo stesso vecchio era stato ritratto anche da altri pittori di Leida, posto in cui viveva allora Rembrandt, è nato. Pertanto oggi si ritiene che si tratti appunto di un modello, di una persona con viso peraltro interessante che posava a pagamento un po' per tutti. Un poveraccio, come ci dicono gli occhi arrossati, il viso smunto e i baffi mal curati, ma divenuto immortale per l'immortale maestria di un genio. Siamo un altro dipinto. Geremia prevede la distruzione di Gerusalemme, un dipinto del 1630. Anche in questo caso, sono 23-24 anni, mi sembra. Ecco qua, ancora ho dovuto ricorrere al giochetto, del trucco fotografico a proporzione per rappresentarlo con io che sono lì di fianco. Qui, come in altri dipinti, l'avversione di Rembrandt a specificare il tema attraverso riferimenti laterali alla fonte non facilita l'identificazione del soggetto, sebbene infatti la posizione sia quella di Geremia nella xilografia che illustrava una Bibbia di Wostermann nel 1532, pose simili erano
ampiamente sfruttata per vari personaggi melanconici dell'antichità, Eraclito, esempio, nella scuola di Atene di Raffaello. Ma esiste una piccola figura che ho qua cerchiato con questo cerchio giallo, con le mani sugli occhi a sinistra sullo sfondo, che parrebbe in fuga dalle rovine in fiamme, che potrebbe essere il re di Giuda, Sedecia, che, come si legge nel libro di Geremia, venne accecato dal sovrano di Babilonia, Nabucodonosor, all'epoca del saccheggio di Gerusalemme e della distruzione del Tempio. Quindi c'è questa abitudine di Rembrandt di far convergere due testi distinti in un'unica scena, anche in altre volte. Il dipinto rimanda sia al versetto d'apertura delle Lamentazioni, come siede solitaria la città così popolosa, è divenuta come una vedova fra le grandi nazioni, sia agli oggetti inventariati nell'ultimo capitolo di Geremia, le caldaie, le palette, le coppe e tutti gli utensili di bronzo che cadranno nelle mani dei babilonesi insieme con gli ebrei tratti in esilio. La distruzione di Gerusalemme è uno dei temi prediletti dei predicatori calvinisti olandesi per mettere in guardia i peccatori dalle fatali conseguenze della venerazione dell'oro e degli altri idoli terreni. Istintivamente Rembrandt adegua la propria tecnica alla natura del tema, la caducità della ricchezza terrena. Qua Geremia veste un ricco tabarro grigio tortora bordato di pelliccia sopra un farsetto dagli elaborati ricami per ottenere il desiderato contrasto tra opulenza e devastazione. Rembrandt ha reso la sua pennellata nell'area dell'abito di Geremia di una sericità e morbidezza senza precedenti. La cura estrema è dedicata alla descrizione tattile della bella stoffa, sfoggia quelle capacità tecniche di resa degli abiti che di lì a un anno il pittore avrebbe offerto a potenziali facoltosi committenti di ritratti di Amsterdam. Lo vedremo. Ma con Geremia Rembrandt mostra di comprendere nel profondo la psicologia del patriziato calvinista protestante. Sa che costoro sono ben disposti all'acquisto di nature morte scintillanti di vasellame cesellato, coppe ricavate da conchiglie di nautilo, boccali di corno lavorato a sbalzo, purché attraverso la giudiziosa aggiunta di uno dei più comuni simboli della vanitas, un teschio per esempio, o una clessidra, essa esprimano contemporaneamente l'avversione del loro proprietario per i tesori che con tanto profusione vengono ostentati. Ugualmente, il fortunato possessore del Geremia poteva godere della squisita e preziosa perfezione di questa tavola di non grandi dimensioni, senza rischiare l'accusa di indulgere al lusso. Cioè, insomma, nel calvinismo questa profonda ipocrisia dei calvinisti che da una parte vestono di nero, condannano il lusso, condannano ogni tipo di sfrenatezza e nello stesso tempo però sono ricchi e sottolineano in qualche modo con piccoli tratti anche del vestire e con
piccole ostentazioni la loro profonda opulenza. Al di là di questi aspetti c'è qualcosa di profeticamente commovente nella figura di Geremia, il quale, come scriveva Flagello Giuseppe nelle Antichità Giudaiche, il libro che Rembrandt possedeva, aveva scelto di vivere nella desolazione piuttosto che accettare l'offerta del re di Babilonia di trascorrere il resto dei suoi giorni nello splendore, ma in esilio. Nel testo di Flavio Giuseppe, Geremia riceve ricchi doni dai babilonesi che gli consentono di portarli dove vuole. E invece eccolo qua, Geremia solo nel suo eremo di dolore, con una pila di oggetti d'oro che sono ammassati sulla pietra ai piedi di una colonna in rovina e riverberano con la splendida superficie cesellata i bagliori delle fiamme della distruzione di Gerusalemme. La punizione per aver adorato falsi dei e la transitorietà delle ricchezze terrene erano naturalmente luoghi comuni nella cultura del tempo, costantemente evocate in immagini e in parole. E quello che poi, tutto sommato, vivrà anche Rembrandt, che delle ricchezze gli piaceranno molto, ma saranno anch'esse transitorie per lui. Ora passiamo al ritratto di Nicolaes Roets, un ritratto del 1631, oggi alla Frick Collection di New York, e vediamo subito che le proporzioni sono completamente diverse. Eccolo qua, è quello qui a sinistra. Ho utilizzato questa immagine, si vede comunque un signore sullo sfondo, quello che è vicino, di cui sta leggendo il cartellino, è un altro dipinto di Rembrandt, un autoritratto. Comunque vediamo qua che le proporzioni sono completamente diverse. Questo fu 1631, l'anno dell'arrivo ad Amsterdam. Un debutto strabiliante per Rembrandt, e forse questo è uno dei migliori ritratti che eseguì Rembrandt in quel decennio per un riccone. Quindi le proporzioni sono quelle che vedete, e ne riporto anche qui, confrontandole con queste due ragazze affette da grave bulimia. A differenza dei quadri che abbiamo visto in precedenza, Roets appare quindi in grandezza addirittura superiore a quella naturale. Nicolaes Roets indossa letteralmente la preziosa merce in cui commercia lo zibellino. Illusione assolutamente convincente. Basta osservare la vellutata superficie del copricapo, i singoli peli sulla manica destra, che grazie a una serie di minutissime linee bianche appaiono ritti come se fossero stati orora spazzolati o sdrusciati con la mano, il variare di spessore, colore, lucente morbidezza della pelliccia sulla spalla e sul davanti del mantello, suggerito da tocchi di ocra che paiono parte integrante del predominante marrone, anziché inseriti a posteriori con il pennello. È come se Rembrandt, che per tutta la vita apprezzò il piacere tattile delle belle stoffe, nello stendere il colore, conservasse la memoria esatta della sensazione delle dita che accarezzavano il morbido pelame. Il morbido velluto del turbante del vecchio
era senz'altro di pregio, anzi non c'era stoffa, seta persiana, calicò indiano, damasco, francese, preziosa quanto lo zibellino. I zar moscoviti facevano uccidere e scuoiare questo graziosissimo animale per gratificare i potenti e addolcire i trattati. Con lo zibellino si erano ingraziati la corte degli Stuart, avevano placato i Khan mongoli, adulato i sultani ottomani, e il traffico di pellicce preziose era senza dubbio uno dei commerci più rischiosi dell'epoca. Poteva consentire guadagni favolosi, ma era un'attività adatta soltanto agli orgogliosi e coraggiosi e non ai tremebondi o a chi non avesse capitali da investire. Il Mar Bianco, da cui si accedeva ad Arcangelo, che vedete qua indicato su questa piantina, il grande emporio delle pelli pregiate del nord, era libero dai ghiacci soltanto durante i mesi estivi, da giugno alla terza settimana di agosto. Il viaggio da Amsterdam durava, salvo imprevisti, dalle 4 alle 6 settimane, con navi appositamente costruite per affrontare i rigori dell'Artico, che trasportavano grossi carichi. Erano stati gli inglesi, intorno alla metà del XVI secolo, ad aprire il commercio russo alle esportazioni attraverso il Mar Bianco, vedete qua sopra, ma furono gli olandesi a premere per la costruzione di Arcangelo, sull'estuario della Svina settentrionale, al riparo dalle incursioni dei pirati norvegesi. Nel secondo decennio del Seicento, il luogo era ormai diventato di fatto una colonia olandese e non c'erano mercanti di altre nazioni d'Europa che potessero tenere il passo con l'entità degli investimenti, le organizzazioni e le navi della Repubblica. I mercanti di Amsterdam avevano agenti residenti ad Arcangelo che manovravano immense quantità di monete per prenotare il meglio della produzione dell'inverno successivo. Zibellino, ma anche martora, ermellino, lince, visone, lupo, volpe artica e perfino scoiattolo. Poiché di fatto Amsterdam controllava il trasporto dei prodotti di cui i russi avevano bisogno, i suoi mercanti si trovavano in posizione privilegiata rispetto alla concorrenza internazionale e vendevano ai russi aghi, sciabole, campane, zafferano, stecche di balena, lane colorate e gualdrappe, specchi, carta per scrivere, boccali di peltro e bicchieri di vetro, perle, carte da gioco, incenso, stagno e oro in foglia, insomma, tutto. Ai tempi del ritratto di Rootes, questo che vedremo abbigliato di zibellino, gli olandesi inviavano da 30 a 40 bastimenti l'anno ad Arcangelo. Quando un mercante russo, tale Antonov Laptev, ebbe l'ardire di tentare di vendere le sue pelli direttamente in Olanda, i mercanti di Amsterdam si accordarono per non comprare nulla, sicché quello fu costretto a riportare la sua merce in Russia e a metterla sul mercato alle solite condizioni imposte dagli olandesi. Ecco, una vista di Arcangelo molto più tardi, nel 1826, ma vedete tutte queste grandi costruzioni che sono nient'altro che magazzini. E ritorniamo al nostro. Nonostante la grandissima magnificenza dell'abito che gli riveste le spalle,
non c'è nel mercante la benché minima traccia di vanità o di opulenza fatua. Al contrario, con il viso intensamente illuminato, gli occhi lucenti, i baffi attentamente spazzolati, la testa lievemente inclinata e ruotata in direzione opposta a quella del corpo, la sua volta che è girato di tre quarti, lo sguardo di Roots diretto diagonalmente di lato oltre l'osservatore, è quello di un'intelligenza vivace e un po' impaziente. Insomma, è la quintessenza dell'imprenditore come uomo d'azione. Immaginiamo questi ritratti appesi all'ingresso sopra la mensola del camino di una dimora patrizia, dovevano conservare quindi tutto il vigore di una presenza viva anche quando il modello era da tempo defunto. Lo spirito quindi dell'opera è sicurezza di sé, la risolutezza del pittore trasferita nel soggetto. Abbiamo davanti a noi un uomo il cui corpo riempie lo spazio, ma il cui viso esprime acuta perspicacia commerciale. Come in tutti i migliori ritratti eseguiti in quel decennio, Rembrandt sfrutta tecniche diverse per esprimere le diverse ma complementari virtù di chi è ritratto, la sua energia di uomo di azione espressa dalla resa libera e luminosa di questa gorgiera allora in voga, dalla descrizione estremamente approssimata, quasi pastosa, del polsino destro, ottenute invece con pennellate di bianco e di grigio stese rapidamente su uno strato sottostante grigio. La pignoleria è precisata dalla precisione meticolosa dei baffoni che sporgono sopra il labbro, dove i singoli peli paiono quasi incisi nella tavola dalla punta del manico del pennello. Alla serietà alludono l'ombra proiettata dalla testa sulla gorgiera candida e le lumeggiature che danzano nelle pupille tra le palpebre lievemente arrossate, come se Ruz avesse sacrificato il sonno nell'interesse di coloro che si erano fidati di lui. Ruz, e questo fa parte anche questo, diciamo, di un manifesto commerciale, si atteggia uomo di solido credito, come attestato dalla nota o lettera che stringe saldamente con il pollice sinistro. Qua la scrittura è indecifrabile, come al solito, ma Rembrandt trascura la precisione letterale dei dettagli a favore dell'impressione generale. Questo è un uomo la cui parola e le cui garanzie sono degne di fiducia. Anche la mano destra, posata sull'angolo di un tavolo disposto parallelamente al piano del dipinto, o forse su una sedia, direi, tra il corpo di Ruz e lo spazio dell'osservatore, rinforza il senso di affidabilità e sicurezza. Sono mani grosse e salde, mani in cui si può mettere quindi con certezza il proprio capitale. Qui vedete in un dipinto di un altro molto meno bravo di Rembrandt, una delegazione moscovita che nel novembre del 1631, cioè questo stesso anno, era giunta in Olanda. I delegati sono davanti al Binnenhof dell'Aia con i loro lunghi pastrani e berretti di pelliccia, utile difesa contro l'umidità dell'inverno olandese.
se lo scopo di Ruz era di autorappresentarsi nel ritratto, magari anche davanti a loro, per ottenere un magazzino o speciali esenzioni ad Arcangelo, però non riuscì. Tant'è vero che nel 1638, pochi mesi prima della morte, il mercante fu costretto invece a dichiarare fallimento. Le difficoltà del padre però non impedirono al figlio di Rutz di aprire un magazzino laboratorio in Russia. Ma vediamo altri ritrattisti dell'epoca molto più convenzionali, in cui la drammatizzazione del quotidiano di Rembrandt non riesce ad esprimersi, invece sono dipinti quindi molto più banali, fatti da altri pittori che campavano attribuendo ai committenti un aspetto di statuaria solidità. Quindi è vero, Rembrandt riprende alcuni di questi aspetti dell'epoca, figure che si stagliano su sfondi neutri, grigio-bruni, abiti relativamente semplici, totale mancanza o quasi di oggetti scenici, ma trasforma questi elementi di routine in tecniche cinetiche volte a liberare la figura da tutto ciò che la intrappola all'interno dello spazio pittorico per muoverla, per presentarla avanti verso la nostra attenzione. La luce qua invece in Rembrandt passa da altissime intensità, profonde ombre riflesse, fino a perdersi nel vuoto nero. In questi ritratti invece, con mani molto meno abili, si riduce a un fondale insignificante. Non ci sono tutte quelle velature sovrapposte di colore, sempre progressive verso i margini del dipinto, a suggerire l'infinità dello spazio che vediamo in questo ritratto, in questo sorta di alone intorno al ritratto di Rembrandt. Quindi vediamo qua che Rembrandt trova una sua vocazione, passa da una serie di pitture che erano all'epoca considerate di storia, quelle più lucrose, diciamo, in cui si raccontava quindi una storia del Vangelo o più recente o della Bibbia o addirittura mitica, ma e riporta in primo piano invece la ritrattistica, che all'epoca diciamo che era addirittura un po' meno importante e che neanche Paul Rubens, il pittore più famoso a livello internazionale dell'epoca, aveva saputo fino in fondo valorizzare. Quindi gentiluomini magari abbigliati in modo ricco, serio e inappuntabile, ma in qualche modo riesce lo stesso a terremotare le categorie della pittura del tempo e per la verità anche quelle dei nostri critici d'arte. È un esempio perfetto, è anche questo. Torniamo indietro, parto da questo e ci metto questo un poco più grande, perché più grande è ancora, quindi un dipinto molto grande. Quindi se giustamente leghiamo il nome di Rembrandt a gentiluomini e dame riprese in posta nei loro vestiti, in posa, nei loro vestiti neri, abbigliati nello stesso tempo in modo ricco, serio e inappuntabile, non dobbiamo sottovalutare la sua voglia quindi di terremotare queste categorie della pittura del tempo. E questo perfetto esempio è questo splendido uomo in costume orientale. Per intendersi,
bisogna fare un passo indietro. Gli olandesi avevano creato una categoria, un genere di dipinti chiamandoli tronis, che rappresentavano mezzi busti o visi di persone addobbati spesso in maniera stravagante, o in alternativa, mentre mostravano sentimenti forti, urlavano, storcevano la bocca o avevano espressioni buffe. I tronis erano stimati sul mercato poca cosa e avevano in genere dimensioni ridotte ed erano dipinti quando il pittore non aveva commissioni per essere smerciati a poco prezzo. Il tronis tipico, per intendersi, indossava un turbante e un costume orientale, data la predilezione degli olandesi per questo tipo di amenità. Un grande, intelligente critico d'arte, da cui tanto imparato, ha classificato questi tronis come tronis anche la celeberrima ragazza con l'orecchino di Vermeer, credo in polemica un po' troppo spinta con il fastidioso mercato pubblicitario che ne ha fatto un'icona, dandole l'etichetta di Gioconda del Nord. Scusate che io qua ho qualche difficoltà perché volevo. Ah, ora guardate, questo uomo con il turbante è un vecchio e non ha certi tratti medio orientali, anzi ha tratti nordici, nordicissimi. La sua posa elegante e dignitosa con il bastone in primo piano e soprattutto il suo volto ci incute intensa soggezione e rispetto. Ciò non lo rende certo un ornamento divertente di poco conto nella casa di un mercante di mezza tacca, e anche le grandissime dimensioni del ritratto, del resto, oltre 1,5 metri di altezza, gli impongono una parete interamente dedicata, non certo un angolo dimenticato. E allora cos'è questo tronis di cui parlano i critici? Un ritratto oppure un ritratto di storia, l'effigie di un individuo specifico abbigliato come un personaggio della Bibbia o un eroe mitologico? Ma quel che è certo è che Rembrandt mirava in piena consapevolezza a smantellare le barriere tra i generi, che ancora oggi sono tante care ai nostri critici. Ai personaggi delle storie dava la riconoscibile vivacità di uomini e donne della strada, e di solito infatti lo erano. Ai soggetti dei ritratti attribuiva l'urgenza e la tensione di figure colte nello svolgersi di un dramma, la loro personale vicenda storica e umana. E anche per i propri autoritratti sapeva pescare dall'esperienza passata la vivacità e lo sberleffo tipico dei tronis. Insomma, reinventò un genere e lo fece trasferendo a quei grandi ritratti il dinamismo e l'energia della pittura di storie. Passiamo a un dipinto molto diverso. Adesso siamo passati attraverso questa serie di ritratti, ma nonostante che indubbiamente Rembrandt sia un grandissimo ritrattista, ne ha fatti tantissimi, ha fatto anche altre cose. No? E difatti qua siamo a un dipinto che racconta un mito, il ratto di Proserpina. È sempre un dipinto, un olio su tavola 1631-1632 che sta attualmente a Berlino.
ricordo la vicenda di Proserpina, che forse tutti conoscerete, che è un'allegoria del ciclo delle stagioni. Oggi siamo al giorno primo di primavera, per cui Proserpina è figlia di Cerere, dea della natura e dell'agricoltura. Plutone, il re degli inferi, si incapriccia della beltà di Proserpina e esce con il suo carro da una voragine per rapirla, mentre la ragazza sta cogliendo fiori in un bel prato. Disperata per la perdita della figlia, la madre Cerere cessa di elargire i suoi doni al mondo, che piomba nella desolazione dell'inverno. Giove, che ha sentito il suo pianto, invia Panna a vedere cosa succede e alla fine persuade il fratello, il dio degli inferi, a lasciare andare la sposa per una parte dell'anno affinché la luce e la vita tornino sulla terra. Ma il primo dipinto che vi faccio vedere non c'entra nulla con il ratto di Proserpina. Questo è un altro dipinto che riguarda la mitologia, è un eroe Leandro e non è affatto un quadro di Rembrandt, ma un quadro di Paul Rubens, il grande pittore fiammingo di Aversa. Nudità di ninfe marine con la giusta dose di cellulite, apprezzata ai suoi tempi, che contornano il cadavere di Leandro in un mare blu petrolio, ricco di volute tempestose e contornato da spume. Eppure questo dipinto ha un forte legame con Rembrandt. L'8 ottobre 1637 lo acquistò infatti per 424 gulden e mezzo, una cifra ragguardevole, e per qualche tempo le tumultuose, durante gli anni 30 del 600, le tumultuose tele del pittore di Amsterdam furono in effetti animate dalle furie barocche che abitavano i capolavori di Rubens, Grandi tempeste di passioni e di corpi. E ci sono critici che parlano della gelosia di Rembrandt per Rubens. È vero, lui lavorava per lo Statholder, l'unico nobile dei Paesi Bassi che contava qualcosa, il membro della patriottica famiglia degli Orange, che aveva una sorta di presidenza nella Repubblica Vita, ma c'è da chiedersi cos'era un principotto di una repubblica estesa un sesto dell'Italia rispetto ai sovrani assoluti di Spagna, di Francia e d'Inghilterra, che erano i committenti di Rubens. Che cos'era l'Aia a paragone di Madrid, Londra o Parigi? Naturalmente la presunta gelosia di Rembrandt, se mai esistita, era condivisa da tutti i pittori del tempo, dei quali Paul Rubens era il più famoso. E non vi è alcun dubbio possibile sul fatto che, soprattutto nella seconda metà degli anni 30, Rembrandt cercò un riferimento decisivo nella figura di Rubens. Ma ecco invece il ratto di Proserpina di Rembrandt. E vediamo che l'approccio di Rembrandt a Rubens è anomalo, ricco di stravaganze e novità uniche che rendono talora i quadri del maestro olandese molto diversi per distribuzione delle masse e degli spazi vuoti da quelli di Rubens, oltre che ricchi di stramberie vere e proprie e di contrapposizioni evidenti. E questo è chiarissimo in questo ratto di Proserpina. In alto a sinistra vedete un cielo tersissimo e di colore vivido, restituito tra l'altro dal restauro, buca una massa fuligginosa e tempestosa di nuvole che paiono fondersi con un'aspra vegetazione
che si è insediata su una roccia degna di un paesaggio cinese o giapponese antico. Un intenso sprazzo di luce si oppone a sua volta alla temporalesca nuvolaglia, illuminando una scena apocalittica e violenta. Da una spumeggiante, frastagliata onda che si abbatte in modo incongruo su una landa desertica, con le acque peraltro marezzate da improbabili fiori, emergono come una lama di coltello due figure. Una bionda eterea dama dal vestito di raso azzurro, sta graffiando in volto un barbuto e abbronzato sire. Aggrappate alla lunga veste della dama, tre figure semi affogate dall'onda sono trascinate dalla corsa di un carro forgiato con un bronzeo leone ghignante e trascinato da cavalli imbizzarriti e sconvolti che paiono fuggire terrorizzati dallo tsunami marino. I critici d'arte sottolineano come il ratto di Rembrandt assomigli molto al ratto di Rubens, come riportato su un'incisione di Peter Claes Suttmann, a cui Rembrandt si sarebbe ispirato. E forse è proprio così. Molti ingredienti paiono simili, a partire dalla posizione di Proserpina, braccia levate comprese, a quella della ruota del carro, alle nubi gravi e a un accenno anche di Marosi. Ma gli ingredienti simili ci combinano un banchetto di sapore molto diverso. Le vaporose volute derivate da Rubens e le figure di compagne di Proserpina composte in questa stampa in posizioni classiche e tutto sommato banali hanno poco a che vedere con l'atmosfera di straniamento aliena e misteriosa dal ratto di Rembrandt. Qui non si può più parlare di semplice concitazione barocca, qui si è andati oltre il barocco o si è superati con un lancinante senso di irrealtà. Vedete poi le linee rigidamente diagonali della veste tesa fino alla lacerazione della giovane dea che spezzano l'alternarsi di curve concave e convesse, è qualcosa che può piacere o meno, ma non può lasciare indifferenti. Non stiamo assistendo affatto a un semplice rapimento, ma a un vero e proprio stupro in atto. Con una mano saldamente ancorata sotto la coscia di Proserpina, Plutone tira a sé la fanciulla che si dibatte graffiandogli il volto. Il terribile leone di bronzo che decora il carro del dio degli inferi, con la fila di aguzzi canini, sottolinea la natura ferina dell'assalto, un elemento tipicamente rembrandtiano. Il dipinto diventa così una battaglia tra le forze della luce e quelle delle tenebre. I variopinti fiori selvatici che Proserpina, simbolo della natura rigogliosa, stava cogliendo prima di essere rapita, cadono dal cestino rovesciato e cedono il passo alle erbacce che crescono nella penombra, bardane, ortiche e cardi. Sotto il cocchio si spalanca un acqueo abisso con il ciglio segnato da foglie di falasco. È un gran minestrone. Con la nostra sensibilità moderna ci si può chiedere perfino se Rembrandt non abbia introdotto un pizzico di condimento ironico nella scena.
che si potrebbe avvertire nelle figure dai volti tondeggianti, un po' buffi e anche insipidi, aggrappate goffamente alla veste, o nella stessa espressione, più che sbigottita, dirata scocciatura di proserpina, che è insidiata dalla vegetazione verde scuro marina, con le foglie che le si arrampicano sul viso a mo' di polipetti. Resta intensamente scenografica la fuga scomposta del cavallo dagli occhi vuoti, che non si sa bene se è più terrorizzato dai mille spruzzi tumultuosi dell'onda o dal crudele ghigno del leone che sormonta il carro. Fine. Quindi vedete che i generi cambiano moltissimo da quadro a quadro. Notate che qua siamo sempre nello stesso anno, il 1631, quindi lo stesso anno del ritratto che avete visto di questo signore in pelliccia, lo stesso anno di questo, di questa storia assurda e irreale e mitologica, è lo stesso anno che vediamo in questo canto di Simeone che sta all'aia. Un altro quadro di cui mazzelo se riesco a trovare delle valutazioni. Dipinto è una presentazione al Tempio, un'opera risalente alla fine del periodo di Leida di Rembrandt, che in quel momento sta passando, poi forse con il ritratto di Rutz è già andato ad Amsterdam nello stesso anno. Comunque questo dipinto farà parte della collezione dello Stadtholder, il presidente all'Aia di allora, dove è ancora oggi. Quindi un dipinto che è giudicato importante all'epoca, ma che per ragioni che mi sfuggono non credo rientri tra le preferenze dei critici attuali. Ho solo potuto trovare alcune notazioni banali, scusate che qua ho sbagliato, sui libri che ho letto. Evidentemente c'è chi preferisce altre produzioni di Rembrandt del periodo, che per me sono un po' meno incisive. L'ambientazione, le figure sono abbastanza tipiche di Rembrandt, 24enne, una lama di luce in naturalmente vivida taglia le immani oscure architetture del tempio, qua è una presentazione al tempio appunto, scandite da imponenti colonne che io chiamo egiziache, perché egiziane non basta, e da ripide e vaste scalinate. Sulle scalinate siede una vasta e silenziosissima folla di ebrei, rabbini, dalle bianche barbe, come vedete qua a destra, paludati in ampie vestaglie e zuccotti neri, ma se vedete anche a sinistra, anche baldi giovani e graziose spose, ricchi mercanti, una vera folla. Un fascio di luce illumina morbidamente le spalle di un'imponente e sacrale figura avvolta in un'ampia veste purpurea di raso, minutamente intessuta, baluginante di riflessi, ha il capo coperto da uno scialle dorato dalle lunghe frange, scusate, e non possiamo sapere se si tratta di un sacerdote o, come più probabile, della profetessa Anna, che a braccia aperte, come dice il Vangelo, sta prevedendo quale sarà il destino di Gesù mentre è presa da una sorta di raptus
visionario. Ma l'attenzione non può non essere catturata dal vecchio Simone, che appare letteralmente bagnato dalla luce, divenuta folgorante, quasi non scaturisse più dall'alto a sinistra, come sembrava, ma dallo stesso bambino che regge delicatamente in braccio. Agli occhi spalancati, volti al cielo, ma è soprattutto evidente la bocca che sta modulando un potente canto che quasi possiamo sentire rimbombare pieno di echi tra le volte altissime del tempio. Accanto c'è la Vergine Maria nel canonico abito azzurro, biondissima, ma con un volto che non ha nulla a che vedere con quello delle bionde Madonne di Botticelli o di Filippo Lippi, ma a tratti smaccatamente nordici, anche un po' slavatini. Alla sua sinistra, ma in ombra, è modestamente accovacciato un Giuseppe con i capelli e la folta barba fulvi, un perfetto esempio di olandese del tempo. Incongrue, quasi vignettistiche, inquietanti sono le figure incombenti dei due sacerdoti in vesti grigie cascanti, molto più povere di quelle damascate di Simeone. Il bastone nodoso, il cilindrico cappello, quasi un tubo di stufa del vecchio, e lo sguardo traverso e diffidente dell'altro, introducono un elemento di sospensione e direi quasi di disagio nella scena.